Oggi voglio parlarvi della cintura. Sì, questo oggetto che noi ci mettiamo, insomma, attorno alla vita ogni volta che entriamo in palestra. Per anni, perlomeno all'interno delle arti marziali vietnamite e anche nel Vovinam, perlomeno in Italia, ci hanno obbligato a mettere la cintura soltanto una volta saliti sul tatami. Perché sappiate, questa qui è una regola che in realtà in Vietnam non esiste. Questa cosa qua io l'ho scoperta già tantissimi anni fa, esattamente nel 1999. Poi in realtà negli anni ho continuato ad applicare le regole che ci venivano un po' imposte e che ci portavamo dietro dagli anni precedenti. Ma io nel 1999, la prima volta che andai in Vietnam, entrai dentro una palestra ad allenarmi con il Vovinam ed entrai in palestra senza la cintura. Ero abituato a fare così, arrivavo, mi cambiavo, mi mettevo il Wofuk. Andavo in palestra, una volta in palestra mi mettevo in ginocchio e mettevo la cintura. Bene, in quell'anno lì io scoprii che questa regola qua in Vietnam non esisteva nel modo più assoluto. Difatti mi chiesero subito perché entri in palestra senza la cintura. Questa cosa mi fu detta subito dal maestro, in questo caso fu il maestro Nguyen Van Chi. Il maestro mi spiegò in quel momento, in palestra, nell'area dove ci si allena, si entra pronti e preparati, non ci si entra che ci si deve ancora vestire. Quindi questo cosa voleva dire? Che noi dobbiamo arrivare già nell'area di allenamento con la nostra divisa completa e pronta. Si deve arrivare nel luogo di allenamento già totalmente pronti. Ormai sono anni che non impongo più ovviamente questa cosa, cioè non mi interessa ovviamente se un ragazzo se la mette dopo, se la mette prima. Gli atleti lascio piena libertà. Bene, voi come fate?